Un incontro sul ripristino degli ecosistemi, una sfida che l'ONU riassume così: prevenire, fermare e invertire il degrado. Chi semina raccoglie è il titolo dell'incontro organizzato dal comune di Marciano della Chiana in occasione della giornata della terra. Bisogna attenzionare costantemente che le persone si avvicinino sempre di più a tecniche di agricoltura che siano il più vicino possibile a quelle tecniche che in qualche modo inquinano meno la terra e quindi che tengano vivo l'ecosistema che è importante per tutti gli esseri viventi, per cui bisogna fare in modo che tutti quanti vengano a conoscenza di tecniche che ancora oggi purtroppo non sono molto conosciute. Queste tecniche, parlo dell'agricoltura, non solo l'agricoltura biologica ma anche l'agricoltura biodinamica, l'agricoltura naturale, quella che insomma ci è stata insegnata a suo tempo dai nostri avi, no? Presente all'incontro anche un'azienda agricola del territorio, coltivatore custode di semi per la salvaguardia della biodiversità. Sono diventata un custode per la biodiversità dei semi di grani e non solo, del cece pergentino, del quarantino d'anghiari che è un mais ormai in via di estinzione, e ritengo che sia un presupposto importante che ci riappropriamo dei nostri semi, del territorio, perché quelli fanno sì che non dobbiamo andare ad acquisire semi che siano geneticamente modificati.